Ben ritrovati, seconda parte di Mattina in Salute. Parleremo ora di diabete, in particolare del diabete di tipo 2, però poi spiegheremo anche le principali differenze per chi non ci avesse seguito nelle trasmissioni precedenti, anche quali sono le principali differenze tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Con piacere do il benvenuto alla dottoressa Elena Cimino, diabetologa SST Spedali Civili di Brescia. Buongiorno a tutti. Ben ritrovata, e alla dottoressa Erika Piccini, dietista della diabetologia della SST Spedali Civili di Brescia. Buongiorno. Allora, abbiamo detto, noi avevamo già trattato questo argomento, sappiamo che il diabete è una patologia molto, molto diffusa, c'è sia il diabete di tipo 1 che il diabete di tipo 2, quindi le principali differenze, poi noi ci soffermiamo sul diabete di tipo 2. Però, per chi non ci avesse seguito, illustriamo anche cosa significa diabete di tipo 1. Allora, facciamo questo piccolo passo indietro. Il diabete è una malattia legata a un aumento degli zuccheri nel sangue. Questi zuccheri possono aumentare per due motivi diversi. Nel diabete di tipo 1 io non ho più produzione di insulina. L'insulina è questo ormone che mi viene prodotto dal pancreas, che viene sostanzialmente attaccato da degli anticorpi che fanno sì che la mia insulina disponibile diventi poca o nulla. È il diabete, per capirci, quello dei giovani o dei bambini, che necessitano quindi fin da subito di insulina. Il diabete di tipo 2 invece è legato, o comunque nell'immaginazione un po' di tutti, è legato all'obesità, quindi a persone che mangiano tanto, che si muovono poco. Questo aumento di peso mi va a creare una specie di muro attorno al mio pancreas, che è quella che si chiama insulinoresistenza, e la mia fabbrica produce poca insulina o comunque un'insulina malfunzionante. Mentre nel tipo 1 è fondamentale che io inizi subito una terapia e l'esordio della malattia è dirompente, perché inizio a stare male subito nel momento in cui il mio organismo non ha più insulina e ho dei valori di zucchero troppo alti nel sangue, il diabete di tipo 2 si nasconde un po' di più. Posso avere un pochino più di stanchezza, magari bevo un pochettino di più, faccio pipì qualche volta di più magari durante la notte, ma posso correlarlo, sono adulto, a tantissimi fattori diversi, non penso subito che possa essere diabete. Quando poi i sintomi diventano un pochino più ingombranti, quindi un pochino più difficili da gestire, è il momento in cui vado a fare gli esami del sangue. Queste sono le principali differenze fra i due tipi di diabete. Allora, andiamo per ordine. Partiamo dalle cause, allora, parlando appunto del diabete di tipo 2. Le cause del diabete di tipo 2 sono molto più difficili da ritrovare di quanto in realtà non immaginiamo. Una volta si pensava che fosse soltanto legato al mangio male, mangio troppo e mi muovo troppo poco rispetto a quello che consumo. In realtà adesso si è visto che è una malattia estremamente complessa, rientra in quella che viene chiamata sindrome metabolica. Quindi è vero che bisogna essere innanzitutto dei soggetti predisposti, quindi nella mia famiglia qualcun altro deve aver avuto il diabete di tipo 2. Magari non proprio il diabete, oppure la pressione alta, il colesterolo alto e la circonferenza vita, diciamo, un pochino aumentata. Oppure mi ricordo di una nonna che mi avevano raccontato potesse avere il diabete. Questa è la predisposizione. Su questa poi che cosa lavora? Lavora lo stile di vita. Lo stile di vita, se io sono una persona molto sedentaria e mangio in modo molto disordinato, o non pensiamo soltanto al vero cibo spazzatura, disordinato può voler dire anche grosse quantità di carboidrati che non vado più a consumare perché non faccio il maratoneta, a questo punto questi zuccheri vengono trasformati in grassi, questo grasso è quello che poi mi può predisporre allo sviluppo del diabete, della pressione alta e del colesterolo alto, perché queste tre malattie vanno spesso assieme e vengono spesso diagnosticate nello stesso momento. Queste sono le cause. Un'età esiste oppure può capitare di avere diabete tipo 2 a tutte le età? Allora, mentre anche qui una volta si distingueva il diabete di tipo 1 come il diabete dei bambini, il diabete di tipo 2 dei grandi anziani, adesso questa distinzione è davvero molto meno netta. Quindi è vero che una fascia di età in cui
io ho più probabilità che quel paziente abbia un diabete di tipo 1, quindi penso bambini, adolescenti, giovani adulti, e una fascia d'età in cui è più probabile che io stia sviluppando un diabete di tipo 2, quindi sopra i 65 anni. Esiste però questa fascia intermedia, diciamo tra i 30 e i 60 anni, in cui il paziente può sviluppare, e io, diabetologa, posso non sapere, a meno che non faccia degli esami più approfonditi, se questo tipo di diabete è di tipo 1 o di tipo 2. Che cos'è che mi aiuta? Mi aiuta innanzitutto la storia del paziente, quindi quello che il paziente mi racconta, come è esordita la malattia, cioè se è stato un ricovero acuto, se ho avuto altre malattie, per esempio ho già avuto dei problemi di cuore o nella mia famiglia qualcun altro ha già avuto il diabete, quindi questo mi sposta verso un diabete di tipo 2, oppure se nella mia famiglia scopro che qualcun altro aveva delle altre malattie autoimmuni, quindi questo mi sposta più su un diabete di tipo 1. Bisogna però stare attenti perché il diabete di tipo 2 viene considerato una vera e propria pandemia. Voi considerate che circa il 5% della popolazione italiana ha il diabete di tipo 2 e spesso è sottodiagnosticato. Noi abbiamo in carico circa 8.000 pazienti. Se pensiamo a tutta la provincia di Brescia, è chiaro che tanti sono in carico ai medici di medicina generale, ma tanti non sanno neanche di averlo. Perché forse è difficile individuare che si tratta di diabete di tipo 2, cioè rendersene conto. Quindi io ti chiedo, i sintomi, cioè quali sono quei campanelli d'allarme che mi fanno pensare che devo ricorrere in diabetologia piuttosto dal diabetologo, dal medico di medicina generale e fare degli approfondimenti? Allora, il primo campanello d'allarme da tenere sotto controllo è il peso, cioè se io vedo, e tenete conto che il diabete di tipo 2 inizia a vedersi anche non nei bambini piccolissimi, però intorno alle medie, al liceo, inizio ad avere delle alterazioni della glicemia, cioè se io inizio a vedere che il mio peso sta diventando eccessivo, devo iniziare a rivolgermi al mio medico di medicina generale per poter fare degli esami. Gli esami sono degli esami classici, quindi glicemia, emoglobina glicata e il profilo del colesterolo. Con questi tre io vedo se sono in una condizione di prediabete, che non è il termine giusto, però almeno ci capiamo, e o ho già un franco diabete, quindi se quel valore di glicemia è già sopra a 126. Prediabete, quindi cosa si intende per prediabete? Prediabete lo vediamo soltanto dagli esami del sangue, quindi una glicemia che non è ancora sopra i 126, ma è un valore superiore a 100. Se io trovo quel valore, devo procedere a degli esami, diciamo, di secondo tipo, insomma, di sec un secondo step. Spesso questo step è la curva glicemica. Vado a controllare se il mio pancreas, rispetto a una dose carica di carboidrati, quindi lo zucchero che viene dato, riesce a produrre abbastanza insulina da tenere sotto controllo quella quantità di zucchero. Se riesco a rimanere all'interno di, anche qui, un insieme di range, cioè sotto al 200, meglio se sotto al 180, vuol dire che devo solo essere tenuto monitorato nel tempo. Se invece i valori mi scappano, a questo punto è importante rivolgersi al diabetologo. Perché è fondamentale che il diabetologo intervenga precocemente? Perché i sintomi sono in realtà molto sfumati, mentre nel diabete di tipo 1 il paziente se lo ricorda quando inizia la malattia, è un ricovero molto spesso in ospedale, quindi con disidratazione, nausea, vomito. Il diabete di tipo 2 viene scoperto il più delle volte casualmente con gli esami. Che faccio? Perché sto bevendo un poco di più. Generalmente la moglie si è accorta che il marito si sveglia un po' più di volte per andare in bagno, sono meno concentrato e quindi trovo degli esami alterati. Il problema del diabete di tipo 2 è che non dandomi dei sintomi che mi fanno spaventare, spesso me la fa sembrare una malattia meno grave, meno preoccupante, perché io sto Che si bene. corre è sottovalutare. Assolutamente sì. E di ritardare la diagnosi. I primi 10 anni di malattia, e sono quelli che noi spesso non vediamo perché i pazienti arrivano quando le glicemie sono già molto alte, quindi ho già dei sintomi, diciamo, più spiccati, sono dimagrito, ho sete. A questo punto vado a fare gli esami, scopro di avere il diabete, ma io non so da quanti anni prima già ce l'avevo. E in quegli anni, in realtà, tutto lo zucchero che io avevo in più nel sangue
quello che fa è lo stesso effetto del calcare nelle tubature di casa, cioè me le va a rovinare piano 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 piano, partendo dalle tubature più piccole per arrivare a quelle più grandi. Se poi su questo aggiungo che sono una persona sedentaria, una persona che magari pensa in buona fede di mangiare bene, ma in realtà sta mangiando troppo, ho il colesterolo non ben controllato, ho la pressione alta, vuol dire che tutto il mio sistema idraulico in realtà è danneggiato e si sta rovinando. E questo è un grosso problema, perché il diabete di tipo 2 è quello che va più incontro a complicanze. Complicanze che possono essere degli occhi, del cuore, dei reni, oppure delle gambe nei casi, e dei piedi nei casi chiaramente più gravi. Però voi pensatevi proprio come se foste una casa. Sono una casa e il mio sistema idraulico deve essere tenuto pulito e libero. Per poterlo fare, controllo che il mio calcare sia nei valori corretti. Stile di vita quindi gioca un ruolo fondamentale, di grande importanza. Il diabete, il diabete tipo 2, questo vale veramente in maniera preponderante per questo tipo di patologia, non si può curare se io non ho tre aspetti ben bilanciati. Devo avere una terapia farmacologica che sia adatta a me paziente. Fortunatamente il diabete di tipo 2 negli ultimi anni ha avuto un'esplosione di farmaci a disposizione, per cui per ogni paziente riusciamo veramente a individuare il tipo di farmaco perfetto che ci permetta di correggere tutti i vari piccoli errori che ci sono nel metabolismo. Posso aiutare a perdere peso, posso dare un'importante prevenzione su tutte le malattie cardiovascolari, posso ridurre la sensazione di appetito, posso andare a dire al pancreas di lavorare un poco di più, posso aggiungere dell'insulina se mi serve. E questo è il primo aspetto. Gli altri due sono i più difficili, perché la terapia, posso dare l'ultima terapia di ultima generazione, l'ultima puntura settimanale che ho a disposizione, ma se io non ho un corretto stile di vita, cioè movimento e un'alimentazione sana e varia, lo sgabello non sta in piedi. Molto spesso basta una piccolissima dose di farmaco e riprendere per esempio a farsi delle belle camminate, mangiare in modo sano, ridurre la quantità di frutta per esempio che uno assume in una giornata, e questo già mi fa rientrare le glicemie in uno stato di assoluto buon controllo glicemico. Ecco che la figura della dietista è davvero importante, gioca un ruolo anche la dietista davvero decisivo, diciamo, perché? Sia nella prevenzione che poi nel trattamento del diabete, l'alimentazione diventa un punto cardine da affrontare, perché può aiutare il paziente sia nel allontanare il momento in cui si presenterà il diabete ed eventualmente anche allontanarlo di molto, e anche a trattarlo nel modo corretto una volta che il diabete si è già presentato. E come si inserisce la tua figura all'interno della diabetologia, e quindi che come lavorate, cioè dietista e diabetologa, come lavorano insieme? Lavoriamo in sinergia, direi, proprio perché il paziente ha sempre anche il supporto dal punto di vista dell'educazione alimentare quando accede per la prima volta in diabetologia. E l'educazione alimentare appunto viene affrontata sempre nel primo appuntamento, perché è uno dei punti fondamentali della terapia, come ci siamo appena detti. Il dietista ha un ruolo importante poi nella terapia nutrizionale, perché fa in modo che l'intervento sia efficace, nel senso che non basta dare uno stampato con la dieta, ma deve essere adattato al paziente con dei consigli ad hoc in base alla sua abitudine, alle sue particolari esigenze che il paziente racconta poi durante la visita. Quindi il ruolo del dietista diventa fondamentale per ottenere un risultato non solo nel breve termine per il miglioramento delle glicemie e dello stato di salute in generale, ma proprio anche per il proseguimento della terapia e il mantenimento di un buono stato di salute. Immagino che la fatica sia un cambiare abitudini anche da questo punto di vista, e quindi la dietista deve aiutare, o il dietista deve aiutare proprio in questo senso il paziente.
Quindi quali sono gli aspetti che voi toccate? Allora, procedendo per piccoli passi e quindi proponendo al paziente degli step anche intermedi, quindi lavorando magari inizialmente sugli errori più grandi, magari ad esempio se una persona mangia in eccesso potrebbero essere le quantità, se mangia troppa frutta potrebbe essere l'occasione di chiedere di ridurre le porzioni a 2 o 3 al massimo al giorno. E ogni volta che si rivede il paziente alle visite aggiungere un pezzettino e quindi fare in modo che il paziente piano piano si avvicini allo stile di vita ideale che poi viene proposto. Perché l'educazione alimentare, come dice appunto la parola, non è di facile apprendimento e di immediata realizzazione, perché influiscono molti aspetti che possono essere la vita sociale, la vita lavorativa, gli impegni di tutti i giorni, quindi... Esatto, è proprio un percorso che il paziente affronta durante le visite che porta poi ad ottenere dei risultati più grandi, perché è impensabile che una persona di punto in bianco stravolga completamente il suo stile di vita portandola a delle abitudini molto sane, quando magari partiva invece da abitudini scorrette che erano comode sicuramente, però l'hanno portato al diabete. L'attenzione è verso alcuni cibi che hanno un indice glicemico troppo alto, quindi si parte anche nel definire, nel spiegare quali sono i cibi più adatti e quelli meno, è così? Esatto, quando spiego inizialmente la terapia nutrizionale dico anche che però non c'è nessun alimento vietato in assoluto, quindi la dieta non è assolutamente restrittiva per una persona diabetica, potrà mangiare tutti gli alimenti prestandole particolare attenzione. Gli alimenti ad alto indice glicemico devono essere segnalati al paziente perché sono gli alimenti che alzano la glicemia più in fretta e più velocemente, quindi se vengono inseriti devono comunque essere misurati in quantità e di solito insegno ad esempio delle tecniche per fare in modo che questi cibi abbiano un impatto inferiore sulla glicemia, ad esempio associare gli alimenti ad alto indice glicemico ad alimenti che sono fonti di proteine come un secondo piatto, ad esempio la carne bianca oppure il pesce, e ha un contorno abbondante di verdura crudo cotta che è fonte di fibra, per cui rallenta l'assorbimento della glicemia. Immaginiamoci un percorso. Un paziente inizia ad avere questi primi sintomi. Cosa deve fare? Raccontiamo com'è il percorso. Io posso dirti com'è il mio percorso ideale, quindi ti faccio un passo ancora indietro. Mi piacerebbe che chi ha un lieve sovrappeso o obesità, oppure donne che hanno avuto il diabete gestazionale. Allora ti fermo, dato che dici facciamo un passo indietro, ne faccio anch'io un passo ancora più indietro rispetto al tuo. Cosa si intende per sovrappeso? Perché anche questo, e cosa si intende per grasso sull'addome? Sono quei 3-4 chiletti in più oppure si parla d'altro? Allora, diciamo che la misura più semplice, più facile e che è sotto gli occhi di tutti, quindi per sovrappeso si intende il rapporto tra il peso e l'altezza. È un numero netto che mi dice sopra i 25, si chiama BMI, quindi sopra i 25 di BMI quel paziente ha un sovrappeso. Sopra i 29-30 iniziamo a parlare di obesità. In realtà questo è un numero netto, cioè una persona molto muscolosa, visto che è un rapporto tra peso e altezza, peserà molto e avrà un BMI al limite magari del sovrappeso, ma chiaramente non è sovrappeso. Se io vedo i bodybuilder non è la prima immagine di sovrappeso che mi viene in mente. A questa quindi che cosa aggiungiamo? Aggiungiamo la circonferenza vita, che deve essere misurata in modo, diciamo, preciso, perché anche in questo è molto operatore dipendente, dipende da come io la misuro, da come io la prendo. Si dice che sopra certi valori per gli uomini, sopra certi valori per le donne, è un segnale, un campanello d'allarme, per non stare a perdersi però in tanti numeri. Secondo me uno si guarda, si conosce, parla col medico che prenderà queste misure e dice sì, ci sono quei 3-4 kg in più, io magari col mio medico non gli racconto che mi piace mangiare al fast food 4 volte a settimana e quindi
insomma, me lo tengo un pochettino nascosto a questo aspetto. Tenete sempre conto che la valutazione si chiama antropometrica, quindi peso, altezza, circonferenza vita e l'impedenziometria, quindi vado a misurare proprio le cliche di grasso, quindi quanto grasso c'è nel mio corpo, è quello che mi permette di avere una misurazione molto più puntuale, anche perché non è che il grasso debba essere zero nel mio organismo, il grasso mi serve, è un tessuto energetico di deposito, mi permette di scaldarmi. Quindi non è negativo che ci sia del grasso, il problema è quando questo grasso è o inutilizzato, quindi io non muovendomi lo continuo a mettere su e al mio organismo tendenzialmente piace, oppure quando questo grasso mi fa vivere male, mi crea dei problemi di salute, perché ok, il diabete è una pandemia, l'obesità inizia a esserlo, però il problema sono tutte le conseguenze che si porta con sé, quindi i problemi cardiologici, i problemi renali, i problemi cerebrali, cioè tutto. Quindi sono poi le conseguenze che sono preoccupanti. Assolutamente sì. Se noi pensiamo, noi veniamo da un processo evolutivo, cioè noi siamo così perché sono stati selezionati dei geni, il che vuol dire che sono sopravvissute delle persone per cui l'obesità era in realtà un fattore favorente, cioè se io durante le carestie avevo bisogno, avevo un pochino più di tessuto grasso, è chiaro che sopravvivevo di più rispetto a chi aveva una massa magra troppo, cioè un peso, una massa grassa troppo bassa, ok? Questo mi permette di selezionare dei geni che mi permettono di sopravvivere più a lungo. Il problema è che adesso noi non siamo più in condizioni di carestia o dove dobbiamo percorrere tantissima strada per procacciarci cibo, ci bastano due app perché ci arrivi a casa comodamente, e questo chiaramente ci fa un pochino sbilanciare e ci fa vedere quei programmi strani degli obesi americani come se fosse una cosa lontanissima da noi. Non è così lontana, non è così strana. L'obesità è di per sé una malattia molto complicata e porta con sé il diabete, che diventa un'ulteriore complicazione, perché se io ho un lieve sovrappeso e giustamente, come diceva Erika, inizio a seguire un'alimentazione più sana, che nel nostro caso può davvero voler dire limitare le quantità di pasta, aggiungere il secondo piatto e limitare la frutta, spesso basta questo, aggiungo la mia camminata 3 volte a settimana, aggiungo lo sport che mi piace fare quando riusciremo a farlo e riesco a riportare dei valori glicemici nella norma. Ma perché? Perché il mio corpo diventa più attivo, ho più muscolo e meno massa grassa, e in questo caso quello che succede è che magari il mio peso che vedo sulla bilancia è sempre uguale, ma è cambiata completamente la composizione corporea. Questo cambio permette al mio organismo, quindi alla mia macchina corpo, di funzionare meglio, perché gestisce meglio la benzina che ha. Parlando di sovrappeso e obesità, faccio la domanda anche a Erika, la linea è sottile, dicevi, molto. Cioè a volte guardiamo questi programmi televisivi, ci sembra impossibile arrivare a certi livelli, eppure alcune storie ci raccontano che non è così impossibile. C'è un'evoluzione, ma come si fa a non rendersene conto? È la domanda più banale. Dall'altra parte capiamo che se non ce ne rendiamo conto può essere davvero così veloce questo passaggio dai chili di troppo all'obesità, quindi a cambiare completamente la nostra vita, perché in realtà con certi volumi è anche molto difficile salire, immagino, dei piani delle scale, piuttosto certo. Che andare al supermercato e con le borsine portarle a casa, non so, mi vengono in mente una serie di esempi, o banalmente dormire. Certo. Quindi dico, perché, cioè, sembra così strano, eppure perché è così sottile questa linea? I casi limite sono anche frutto proprio del contesto sociale in cui vive la persona. Il contesto sociale fa in modo proprio che la persona non riesca più a tornare indietro e quindi prosegue in questo percorso di aumento di peso, anche di perdita proprio dell'autonomia, e debba farsi proprio aiutare. È anche una perdita di controllo, no Erika? Esatto, cioè, proprio una perdita di controllo, e perdendo anche l'autonomia perdi anche proprio la capacità di riuscire a riapprovare
appropriarti proprio della tua capacità di modificare il tuo stile di vita, ma di avere un'alimentazione corretta. Ma in questa perdita di controllo, scusami se ti interrompo, a livello visivo, cioè cosa succede? Adesso è una domanda forse che ti sembrerà strana, però mi guardo allo specchio come per certi disturbi dell'alimentazione ovviamente si fa del discorso contrario, quindi come fai a non vederti così magra, come fai a non vedere che il tuo corpo si sta completamente trasformando? Mm-mm. E cioè allora ti faccio questa domanda. Corporea, sì. Quindi il paziente o la persona non si riesce a vedere con occhi esterni, ma praticamente quasi non vuole vedere la situazione a cui è arrivato. E questo fa sempre parte proprio del cammino lento verso la perdita proprio di potere su se stessi. E in questo processo veramente di perdita del controllo rientra anche il fatto che la persona magari ha fatto vari tentativi di perdita di peso, comunque di cambiamento dello stile di vita, non riuscendoci. È un circolo vizioso, perché poi la frustrazione che deriva da non riuscire ad ottenere un risultato porta a uno scoraggiamento e quindi una persona anche a negare la realtà, quindi nega di essere in una situazione che è pericolosa per la sua salute, che la porterà a perdere la propria autonomia. E quindi bisogna riuscire, ovviamente anche tramite aiuti esterni, a interrompere questo circolo vizioso. Ecco che il tuo aiuto è fondamentale anche da questo punto di vista, perché la delusione, il non riuscire a raggiungere gli obiettivi porta, come dici proprio tu, all'abbandono, cioè a dire no, non ce la faccio, infatti, devo abbandonare, sono una causa persa. Il controllo con la dietista secondo me è importante soprattutto quando le cose non vanno bene, mentre la persona è portata a presentarsi al dietista, al nutrizionista, al medico quando le cose vanno bene per portare perché un bel risultato. Perché sempre secondo me quel senso di colpa, quella paura di essere quasi sgridati, in realtà è fondamentale essere accompagnati, esatto, soprattutto quando questa si sorpassa questo confine, no? Esattamente, perché nel momento in cui non riesco a seguire le indicazioni alimentari o a comportarmi come mi è stato consigliato, che effettivamente il professionista mi può consigliare qualcosa più adatto alla mia situazione e aiutarmi a superare il momento di difficoltà. Anche perché a volte succede che si raggiungono degli splendidi risultati, dopo c'è la prima sconfitta abbandono. Mm-mm. Quindi anche questo è un aspetto da tenere, che immagino voi terrete in considerazione, e proprio anche per questo che aiutate i pazienti. Quindi tornando al percorso, quindi dici attenzione a questo aspetto. Al modello ideale, quindi io quello che mi piacerebbe molto è un lavoro con la medicina generale che riesce a individuare questi pazienti sovrappeso, obesi, che hanno difficoltà quindi nel controllo dell'alimentazione, sedentari. Mi piacerebbe che intercettasse le donne che hanno avuto diabete gestazionale, perché aver avuto il diabete durante la gravidanza mi predispone a sviluppare il diabete di tipo 2. Quindi vorrei che queste donne in qualche modo ricadessero più spesso all'occhio o dei ginecologi o dei medici di medicina generale, e che nel controllo degli esami annuali o ogni 18 mesi venisse effettuata una glicemia. A questo punto, quando i valori si vede che iniziano a deviare, iniziano ad alzarsi e inizio ad avere franco diabete, a questo punto che il paziente potesse arrivare da noi per iniziare questo percorso congiunto, in modo tale che io possa iniziare subito quelle che sono delle terapie innovative, ma che mi permettono di ridurre la mortalità cardiovascolare. Chi ha il diabete non muore di diabete, muore per le complicanze, abbiamo detto. Quindi io so di avere a disposizione tutta una serie di farmaci che mi permettono di ridurre queste complicanze, soprattutto se presi precocemente, e mi permettono di iniziare subito un percorso di educazione a uno stile di vita sano, perché devo riabituarmi e riallenarmi a mangiare in modo sano, a camminare, a muovermi. Sono le tre cose che mi permettono di ridurre e di invecchiare meglio, tenendo conto che ci sono pazienti che purtroppo il diabete di tipo 2 lo sviluppano a 35, 36, 40 anni e non sono gli obesoni, sono persone magari veramente con un lieve sovrappeso. E quindi bisogna essere soprattutto in queste fasi il più aggressivi possibile.
Per quanto riguarda invece l'alimentazione, diciamo l'educazione alimentare, chiaramente si valuta anche quello che è il paziente. Nessuno di noi vieterà, per esempio, a uno dei nostri nonni di mangiare il panettone a Natale. Chiaramente gli si chiede di tenere un pochino più sotto controllo, magari i giorni prima o i giorni dopo. Non bisogna pensare veramente alla dieta come una vera e propria dieta, è veramente un'educazione, come diceva Erika. Dopo la visita con me, è chiaro che ho impostato la mia terapia, è chiaro che si va dalla dietista inizialmente anche solo per parlare di come sto mangiando, perché se non sono degli errori grossolani che vanno corretti, a quel punto bisogna insistere di più sul movimento e quindi bisogna agire su tre aspetti diversi. Una giornata tipo che consigli? Allora, come giornata tipo, per la persona che ha il diabete di tipo 2 non si distingue molto rispetto a una persona sana, quindi 5-6 pasti giornalieri, considerando tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, e 2-3 spuntini che intervallano i pasti principali. La colazione è composta ad esempio da una bevanda che potrebbe essere il latte, una bevanda vegetale tipo il latte di soia o di avena. E una parte composta da carboidrato che potrebbe essere fetto biscottato, biscotti secchi oppure il pane. Anche la colazione salata è una colazione molto valida che fornisce sia carboidrati che proteine. Gli spuntini potrebbero essere composti da frutta fresca, quindi le 2-3 porzioni giornaliere al massimo che consigliavo prima, oppure ad esempio anche yogurt magro naturale, non zuccherato. I pasti principali composti in modo equilibrato, quindi da una fonte di carboidrati complessi, una fonte di proteine e la porzione di verdura. Non ci sono alimenti vietati in assoluto, quello che conta è proprio comporre il pasto con gli elementi giusti e nelle giuste quantità. Prevenzione. Un po' abbiamo già anticipato qualcosa, però quando si parla di prevenzione per il diabete di tipo 2, cosa si intende? Allora, la prevenzione si basa su due aspetti fondamentali. Uno, secondo me, la consapevolezza che questa patologia c'è, che può capitare a chiunque e che è di fatto una patologia che può essere invalidante. Quindi partiamo cioè non nascondiamoci sotto la sabbia. Se io vedo, e oramai i cellulari che contano i passi ce li abbiamo tutti, abbiamo le bilance super tecnologiche, quindi se vediamo che abbiamo bisogno di cambiare la taglia dei pantaloni troppo spesso perché sto salendo con le taglie, che il numero di passi che il mio cellulare mi sta contando sono massimo 2-3 mila, allora è il momento di iniziare a pensare seriamente a che cosa fare. In questo caso la tecnologia ci aiuta tantissimo perché ho delle app che mi permettono di identificare, di scrivere sostanzialmente quello che è il mio diario alimentare e me lo commentano in automatico dicendomi questo piatto, attenzione che è troppo ricco di grassi, attenzione che questo piatto è troppo ricco di carboidrati, mi dà un aiuto. Le bilance, alcune oramai riescono a valutare anche quello che è il mio rapporto massa magra-massa grassa, quindi inizio ad avere una consapevolezza di quello che è il mio spazio fisico, dopodiché inizio a vedere quanto mi muovo. Bisogna muoversi, bisogna pensare che la macchina va lasciata un pochettino più lontana e faccio qualche passo in più per andare al supermercato. Se posso, faccio le scale invece che l'ascensore. Quando mi è possibile, con il mio cane, invece che fare un giretto di 5 minuti, cammino per almeno mezz'ora. L'ideale sarebbe per tutte le persone un'attività fisica che sia almeno 150 minuti alla settimana, che non è tantissimo se ci pensiamo. Il fatto è che ci nascondiamo tutti dietro la scusa del non ho tempo, c'è brutto tempo, sono stanco, ho troppe cose da fare. Invece è proprio lì che noi dobbiamo lavorare, perché il tempo è tempo investito bene, perché è investito su di noi. Quindi andiamo a fare la spesa all'Esselunga perché è quello più grande che io conosco, però andiamo a fare la spesa con cognizione di causa. Abbiamo lasciato la macchina lontana, scegliamo i cibi più freschi, ce li mettono davanti oramai, sono i primi che troviamo. Non mi piace cucinare, ci sono tutte le opzioni surgelate sane di piatti già pronti, quindi cerchiamo di prediligere quelli. E controlliamo sempre quello che ci dicono oramai tutti i dispositivi che abbiamo addosso. Controllo e dico questa settimana mi sono mossa un po' poco, quindi magari settimana prossima faccio qualcosina in più. Se
secondo me è da lì che si parte. Poi conosco un'amica che va a camminare in montagna, allora mi aggrego a lei, lo sport mi diventa qualcosa di socialità. E oltre al movimento, dal punto di vista delle analisi, dobbiamo fare delle analisi di routine, ci possono dare delle indicazioni preziose queste? L'analisi fondamentale per il diabete è la glicemia e l'emoglobina glicata e il profilo lipidico, ma perché? Perché il colesterolo è quello che, se lo zucchero che abbiamo nel sangue è proprio come lo zucchero quello che voi avete in casa, quindi sono le mani bagnate, il sangue è bagnato, infilate il dito, vi rimane tutto appiccicato, si appiccica sui vasi, ma su questa specie di colla si attaccano molto volentieri anche i grassi, è quello che forma la placca aterosclerotica, che ne avrete sentito parlare. A questo punto, una volta che io controllo che i miei livelli di zucchero nel sangue siano giusti, accettabili, siano sotto controllo e che il mio profilo lipidico sia corretto, quindi sto mangiando in modo sano ed equilibrato, mi sto muovendo, il mio peso magari non mi cambia drammaticamente subito, ma sta cambiando la mia composizione corporea, questa è tutta prevenzione. Meglio ancora se vedete che nella vostra famiglia c'è quella tendenza al sovrappeso, come diceva giustamente Erika, è tanto, tanto fa l'ambiente, quindi spesso anche involontariamente diamo ai bambini più facilmente la merendina pronta, quella può andare bene una volta ogni tanto, proviamo invece a fargli fare del movimento in più quando è possibile e delle merende più sane, usciamo con loro, in questo modo riesco a far qualcosa io che mi fa piacere, non è un peso, ma soprattutto riesco a star bene io, faccio prevenzione su un'altra persona che la potrà fare su qualcun altro, è un sistema a cascata sostanzialmente. Le cure vengono personalizzate, quali le cure principali, cioè non si utilizza l'insulina, no. Ma quali sono le cure in pochi minuti? Allora, i farmaci che noi abbiamo adesso a disposizione sono di diverso tipo, che hanno tre obiettivi principali. Il primo è sempre ovviamente curare e abbassare le glicemie. Quindi questa è la prima cosa che fanno i farmaci per il diabete. La seconda cosa è cercare di abbassare il peso. Lo riducono attraverso meccanismi diversi, non fanno nulla se presi da soli, chiaramente ci devo mettere anche il mio impegno. E la terza cosa che mi permette di scegliere un farmaco rispetto ad un altro, valutandone sempre gli effetti collaterali e lo stile di vita di quel paziente, è andare a prevenire quelle che sono l'infarto, l'ictus, lo scompenso cardiaco, perché il vantaggio dei farmaci nuovi sono esattamente questi. Farmaci e cibo, quali cibi preferire? Per quanto riguarda la terapia farmacologica non ci sono particolari indicazioni. Nel paziente diabetico lo stretto legame, come nel paziente di tipo 1, con l'alimentazione, in particolare i carboidrati, non c'è. Quindi ha un'alimentazione più libera, nel senso che gli è consentito fare spuntini, che se varia anche la quantità di carboidrati, la quantità di insulina è gestita dal pancreas e quindi lui non se ne deve preoccupare, quindi non va incontro a ipoglicemie o a iperglicemie dovute a un errato dosaggio del rapporto insulina-carboidrati. Quindi per quanto riguarda alimentazione e terapia, il paziente deve semplicemente seguire un'alimentazione sana senza eccedere nel contenuto di carboidrati. Un cibo o un alimento davvero da consigliato, così una curiosità per tutti, non solo ovviamente per i diabetici. Ah, per quanto riguarda in generale, io consiglio di prediligere gli alimenti integrali, quindi la fonte di carboidrati deve essere integrale, quindi per il paziente diabetico in particolare, perché alza la glicemia meno e più lentamente, ma anche proprio per la popolazione sana, proprio perché è anche un modo per prevenire eventualmente il diabete di tipo 2 e è un alimento che è più ricco di sali minerali, vitamine, fibre, quindi con tutti i benefici ovviamente che li accompagnano. Gli ultimi minuti e poi magari dedicheremo una puntata proprio a questo argomento. L'insulino resistenza può essere considerata un prediabete, cioè un passaggio che anticipa il diabete o può anticipare, perché non sempre dall'insulino resistenza si arriva al diabete, possiamo dire anche assolutamente quello. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'insulino resistenza è
diciamo, il primo motore. Io l'ho cercato di spiegare tramite metafore, ma è quella specie di muro contro cui il mio pancreas sta cercando di combattere, sta cercando di superare questa specie di muro di Berlino che gli si è costruito davanti. L'insulinoresistenza una volta si pensava fosse legata soltanto, diciamo, al sovrappeso, l'obesità. In realtà ci sono tanti piccoli aspetti, per esempio nelle donne l'ovaio policistico è un sintomo o comunque un segno di insulinoresistenza, perché l'insulina ne agisce anche a livello ovarico, quindi le ragazze con ovaio policistico spesso vengono dati dei farmaci per ridurre l'insulinoresistenza. Posso avere l'obesità, il sovrappeso, un pochino di gonfiore. Diciamo che dagli esami del sangue, una volta si faceva molto più spesso, adesso si dosa molto di meno, si andava a valutare quello che si chiama OMA Index. In realtà mi serve a poco, io non posso curare di fatto l'insulinoresistenza. Prendo atto che c'è, mi aspetto che ci sia in certi pazienti. È una condizione che però devo gestire. Cioè, purtroppo il diabete io non lo curo, non curo l'insulinoresistenza, non è un'influenza per cui riesco a dare delle terapie che mi permettono di star meglio. Io devo prendere consapevolezza che c'è, che mi può portare a determinate conseguenze e quindi agire per prevenire con tutto quello che abbiamo detto prima. È possibile che si abbia una insulinoresistenza, viene gestita e poi si riesce a riequilibrare? Cioè è possibile che in realtà non sia, forse non era così grave, però un passaggio della vita nel quale ho l'insulinoresistenza, la gestisco con la metformina anche in alcune situazioni, dopodiché riesco a riequilibrarla o addirittura non ne sento neanche più il bisogno. Certo, il controllo della curva glicemica o insulinemica, certo, sarebbe l'ideale, però può esistere questo assolutamente passaggio. Assolutamente sì, quello che però devo sempre ricordarmi è che io quell'insulinoresistenza l'ho avuta, cioè quell'ovaio policistico da giovane l'ho avuta, quella tendenza al sovrappeso ce l'avevo quando ero piccolo o qualcuno l'ha avuto, quindi devo considerarla come un primo campanello d'allarme. Chiaro che da lì, se io so di aver sofferto, ripeto, è più facile per le ragazze, l'ovaio policistico, a quel punto io faccio i controlli con il mio medico di medicina generale per controllare che non compaia dopo il diabete. Io vi ringrazio tantissimo per essere state con noi, però non siamo in chiusura. Perché, Elena? Perché vogliamo proporvi nuovamente, esatto, un'intervista che avevamo realizzato. Lascio la parola a te. Avevamo avuto il piacere di intervistare Eleonora, che è una nostra paziente, ragazza diabetica di tipo 1, celiaca, che ci ha raccontato la sua esperienza e come vive lei il diabete, sottolineando però una cosa molto importante, cioè il non sentirsi soli nell'affrontare la malattia, cioè nel condividere quello che è una malattia cronica, il peso e la difficoltà, che sia diabete tipo 1 nel suo caso, diabete di tipo 2 nel caso di tanti altri, ma condividerla, affrontare le sconfitte che ci sono, che possono esserci ed è normale che ci siano, mettendolo a disposizione di altri, perché quest'unione, questa condivisione di difficoltà permette a qualcun altro di aiutarmi e io posso essere ad esempio qualcuno che invece in quel momento lì è in reale difficoltà. E quindi Eleonora in questo è stata molto brava. Allora io direi di guardarla insieme, vi ringrazio e vi aspetto prestissimo e vi lasciamo con questa intervista. Grazie mille. Grazie. In salute, continuiamo a parlare di diabete, ma questa volta sentiamo, ascoltiamo l'interessante storia ed esperienza di Rossini, perdonami Eleonora. Ciao. Buongiorno a tutti. Bentrovata. Sì, buongiorno. Allora, una storia molto interessante, Eleonora, a parte che tu hai 28 anni, possiamo, esatto, dirlo, sì, sì, hai scoperto di avere il diabete all'età di 21 anni. Esatto. Quindi comunque un po' più grandicella, esatto, rispetto magari ai bambini e agli adolescenti. Esatto, ti chiedo come hai fatto a scoprirlo, quali erano i sintomi e quando hai iniziato a capire che dovevi convivere con il diabete, cosa hai fatto? Qual è stato il tuo percorso, Eleonora? Allora, confermando ciò che aveva detto la dottoressa Cimino, appunto la mia diagnosi è stata a 21 anni.
parliamo di un diabete che è sempre stato definito come diabete giovanile, io ero una giovane adulta ormai, per sottolineare appunto il fatto che può essere diagnosticato durante l'infanzia e durante l'adolescenza, ma anche superati i 20 anni. Una volta avuta la diagnosi di diabete, sono subito stata ricoverata agli ospedali civili di Brescia e ho iniziato ad affrontare appunto questa malattia. I primi sintomi sono stati che non ero mai stata così magra in tutta la mia vita, perché avevo perso davvero tantissimi chili in pochissimo tempo. Pensavo fosse una cosa positiva, invece alla fine ho scoperto che non lo era. Facendo un controllo stupido a casa di mia nonna, che appunto il diabete di tipo 2, che quindi non c'entra nulla con la diagnosi di diabete di tipo 1, ho controllato la glicemia ed era sopra i 300, insospettati, siamo andati ovviamente al pronto soccorso e sono capitata nel reparto degli ospedali civili. E da lì inizia il tuo percorso. Esatto. Però prima di raccontarlo, vorrei chiederti, e prima invece come ti sentivi? Tu hai detto, c'è stato un giorno che non mi sono mai sentita così male in tutta la mia vita, ma prima... No, magra, non magra. Magra. Ero dimagrita tantissimo. Di sintomi come la sete non me ne sono resa conto. Però ma sarai la fame, dimagrita sì. A volte, nel senso... Sono dimagrita 10 kg in un mese, in 4 settimane. E mangiando tantissimo, cioè non smettevo mai di mangiare, infatti le mie amiche mi odiavano, ma io mangiavo e dimagrivo. È stato questo un po' il campanello d'allarme. Ma prima di quei 21 anni, prima di quel campanello d'allarme, sì. Non hai mai avuto altri piccoli campanelli adesso che tu lo sai, adesso, ovviamente? Allora, ricordo che percorrendo le vie del centro mi capitava spesso di sentire come degli attacchi di panico. Solo adesso ho capito che non erano attacchi di panico, ma era camminando la glicemia che si abbassava ed erano episodi ipoglicemici. Al tempo subito li abbinavo al panico, adesso che lo so invece so dire ok, erano che forse c'era qualcosa che poteva fortunatamente farti... Quando mi capitavano mi offrivano sempre delle bibite che hanno un alto contenuto di zucchero e quindi si sistemavano i livelli, diciamo sono stata fortunata. Sono stati gli unici campanelli d'allarme. Può essere, è difficile rendersi conto dei sintomi o comunque abbinare quei sintomi il diabete. Perché a volte, come giustamente hai detto tu, li confondi con altro. Esatto. Magari alla ragazzina ti dicono tutti l'attacco di panico, esatto. Un pochino di ansia, le paure, le prime l'agitazione, sì. Quindi a volte è faticoso incasellare, diciamo, mettere in quella casella e definire quel sintomo come un sintomo che può portare a una qualcosa. Diagnosi di diabete. Diciamo che la diagnosi probabilmente è più facile negli adolescenti o nei bambini perché sono appunto più seguiti. Quando capita un sintomo strano a un adulto può essere più facilmente ignorato fino a quando non si arriva all'episodio drastico, diciamo. Ho avuto la fortuna di fare quel controllo in autonomia a casa, avere quel risultato e sapere cosa fare. Quindi da lì sei andata all'SST Ospedali Civili di esatto. Brescia, nel reparto di diabetologia, e da lì inizia il tuo percorso. Esatto. Io sono sempre molto sincera a riguardo, nel senso che all'inizio non mi sono trovata molto bene. Non era scattato il colpo di fulmine non tanto con il reparto, ma con la mia relazione col diabete, in relazione anche ai dottori, agli infermieri, a tutto quel turbinio. Lo abbiamo detto prima, Eleonora, come tutte le cose, quando non si conoscono, esatto. E quando magari già grandicelli scopriamo che abbiamo qualcosa che non va e che sicuramente ci accompagnerà tutta la vita, la paura, lo shock, la sì. Rabbia, la ribellione, la voglia, la non accettazione, no? Esatto. Immagino di interpretare questo sì. Pensiero. Si rimane molto destabilizzati. Sono stata molto fortunata perché ho seguito la terapia, nonostante non accettassi in pieno il diabete, non ho mai avuto i problemi che molti pazienti hanno di dire non mi faccio l'insulina, ho sempre fatto l'insulina, probabilmente non sempre le dosi giuste, però ho sempre mantenuto sotto controllo le mie glicemie relativamente. Quindi da questo punto di vista è una fortuna. Ciò che non ho fatto è stato il continuo follow up, il continuo contatto col diabetologo, che in questi anni ho poi recuperato, nel senso che prima sono scappata dal civile, ho frequentato un altro ospedale, dopodiché 2 annetti fa sono tornata al civile, ho trovato la dottoressa Cimino che avete appena conosciuto e ho trovato anche un team, io chiamo il Dream Team, il team di sanitari, che mi segue in tutto e per tutto. Forse
eri anche tu più preparata, al di là della bravura, della competenza e sicuramente della vicinanza che hai sentito, però forse dopo un po' di anni anche tu eri più preparata e pronta ad affrontare altre sfide. Esatto, sono molto sincera riguardo dicendo che la tecnologia mi è stata davvero molto di aiuto, sia quella diretta al diabete, cioè le nuove tecnologie, i sensori, l'idea di sapere sempre quanto è la mia glicemia mi dà una sicurezza assoluta sul diabete, che prima con i controlli capillari che potevi fare un massimo di 4 volte al giorno e se volevi superare andavi a pagare tanti soldi perché sono davvero una delle cose più costose che esistono, le strisce reattive. Non avere il controllo della glicemia e passare a un momento in cui invece avevi sempre un'idea di quanto è la tua glicemia mi ha rivoluzionato la vita, mi ha permesso di controllarlo meglio e di trovare forse quel passo in più, quella motivazione per gestirmi meglio. Arrivando in diabetologia agli ospedali civili, ho avuto la fortuna di aggregarmi subito a due o tre, penso due corsi di gestione del diabete, che sono sulla gestione del diabete in generale, con quello che riguarda le emozioni, i carboidrati, la terapia, tutto, perché il diabete comunque riguarda tutto, e un corso relativo proprio al conteggio dei carboidrati, che forse è una cosa un po' più complicata che tutti i giorni dobbiamo fare. Grazie a questi corsi sono riuscita a avere una piccola cultura, io le dico sempre la cultura del diabete, conoscendo maggiormente il diabete, per quanto possa essere ancora misterioso, perché ci sono ancora tante cose che non si sanno, non sappiamo noi, non lo sanno i medici, per quanto non si sappiano delle cose, sapere tutto ciò che è in mio potere mi ha aiutato tanto, mi ha dato la discrezionalità di gestirmi al meglio. Avevo anche un po' di, ho recuperato un po' il controllo che, diciamo, il pancreas mi aveva tolto. Quindi ecco, io consiglio vivamente, quando capita, di partecipare a questi corsi che l'Associazione Diabetici della Provincia di Brescia continua a incentivare. Le tue emozioni sicuramente sono cambiate, all'inizio un po' di rabbia, all'inizio, cioè raccontami un po' le tue Allora, sensazioni, le tue emozioni. io sono celiaca da quando avevo 2 anni e ho sempre vissuto relativamente male questa malattia, nel senso che è difficile accettare, è difficile vivere i momenti di socialità, che sono la cena, il pranzo, il brunch, l'aperitivo, sempre con nell'angolino di dire non posso mangiare quello che mangiano gli Quindi, altri. nonostante, permettimi, Eleonora, questa riflessione, nonostante i cibi, che sicuramente ce ne sono tanti e molti di più negli ultimi anni rispetto a prima, però forse eri già abituata a quelle rinunce, a quelle attenzioni in più. Allora, per fare un po' ridere, il mese prima della diagnosi di diabete avevo detto a mia madre: fortunatamente adesso ci sono tanti locali senza glutine, non senti più quel peso che è la celiachia. Un mese dopo mi è arrivato anche il diabete, quindi proprio E poi fortunatissima. l'abbiamo detto prima che ci sono delle Correlazioni, sì. correlazioni, quindi mi hai detto celiachia, poi mi hai detto che Diabete, hai un ipoitiroidismo, ipoitiroidismo sì, e il le ho diabete, quindi tu collezionate. diciamo che hai la gestione di Sì. queste tre patologie, che però insomma dal tuo sorriso il tuo Riesco. sorriso mi fa capire che Riesco a l'affronti con gestirla, sì. positività. Quando è arrivato il diabete, sì, c'è stato assolutamente subito molta rabbia, molto stress. La domanda che accomuna tutti i diabetici è: perché a me? Cosa ho fatto di male? Ho fatto qualcosa di male? Con l'aiuto di diabetologi formati, con l'aiuto dell'infermiere, dei dietisti, io parlo principalmente al femminile perché il team di sanitari del civile è al femminile, quindi ho questa tendenza. Però ecco, tutto il team di sanitari che ti aiuta e ti fa capire è una malattia autoimmune, non c'era nulla in tuo potere che potesse prevenirlo. Piano piano ti fa respirare, poi capiterà sempre quella sera, quel momento, quello quando è il picco glicemico dopo la pizza che ti senti giù, che pensi: ma perché proprio a me? Non poteva capitare a qualcun E altro. questo a chi non capita, Eleonora? Esatto. Però ecco, penso che la consapevolezza, l'avere sempre con sé una rete di sicurezza, di condivisione, una comunità di diabetici, che non sono solo i diabetici veri e propri, ma sono anche chi ruota intorno al diabete, possa aiutare molto nelle emozioni negative che però non bisogna nascondere o vergognarsi, bisogna viverle e capire come Poi affrontarle, come fanno parte di viverle. noi, al di là del diabete, al di là Esatto. di qualsiasi tipo di
di patologia, al di là di qualsiasi tipo di storia, insomma, siamo fatti di momenti di grande felicità, di grande tristezza, di forza e di fragilità. Esatto, quindi, insomma, credo sia importante condividere tutto questo e non nascondersi, non c'è vergogna in un momento di fragilità. Sì, l'importante è riuscire sempre a trovare, a superare la paura di entrare nel reparto di diabetologia, nel senso che le emozioni negative vanno bene e io sono una grande fan del lamentarsi del diabete, perché bisogna lamentarsi, però questo stress, questa paura, questa rabbia non deve ostacolarti nel rapporto col tuo team di sanitari, non devi avere il mal di pancia di dire la mia glicata non sarà perfetta, la mia glicemia non è perfetta, adesso vado in diabetologia, non mangio per una settimana per essere tutta perfetta. No, ci deve essere fiducia. Deve esserci fiducia, deve esserci sincerità, perché se io voglio migliorarmi devo dargli gli strumenti per migliorarmi. I diabetologi non sono lì per picchiarci, ma per aiutarci. Ed è una cosa che, stando sui social, perché ultimamente a gennaio del 2020 abbiamo aperto il profilo Instagram dell'associazione, che si chiama ADPB Brescia, stando sui social abbiamo letto molte testimonianze di persone, di ragazzi, ragazze, adulti, bambini, che hanno paura di confrontarsi con la diabetologia, non con il diabete, ma con il reparto diabetologico. Ed è pericoloso, nel senso che finché io odio, fra virgolette, il diabete, cerco di affrontarlo. Se io odio invece il mio diabetologo, non ho quella persona che mi protegge, che mi aiuta, che mi fa crescere. Tu hai avuto anche un importante incontro e anzi, poi sei parte attiva con l'Associazione Diabetici della provincia di Brescia, esatto, la cui presidente è del Vice Ceccardi. Esatto. Questo incontro perché è stato importante e se vuoi dirci certo anche due parole dell'associazione, di quanto l'associazione fa. Allora, io adesso lancio subito una frecciatina alla mia diabetologa, nel senso che, come questa intervista, anche il mio rapporto con l'associazione è stato un po' calato dall'alto, dalle mani della mia diabetologa, che mi ha invitato qua e ha creato questo profilo Instagram sotto l'Associazione Diabetici della provincia di Brescia, con appunto la presidente del Vasco Ceccardi. E attraverso questo profilo Instagram abbiamo cercato un po' di ampliarci, di ringiovanire, di coinvolgere, partendo da Brescia, ma in realtà Instagram è globale, quindi raggiungendo risultati incredibili, di parlare, di condividere, di far crescere e creare un po' di cultura riguardo al diabete tramite dei post rapidi, vanno molto di moda le infografiche in cui tu spieghi dei concetti banali che il diabetologo ti spiega anche 20 volte, perché tutte le volte che ti vede te lo spiega. Poi vedi l'immaginetta con due frecce che ti spiega la stessa cosa e finalmente lo capisci. Non è che l'immaginetta è più preparata del diabetologo, è semplicemente che arriva di più. Esatto. Cioè arriva, o meglio, forse arriva a tutti, ecco, esatto, diciamo così. Poi abbiamo creato anche, così per gioco, un Dia Trivial, che è un quiz domenicale, tutte le domeniche, 10 domande riguardo il diabete, nelle storie di Instagram. Pensavamo fosse una cosa stupidissima e invece ci fermano e ci dicono: guarda, io non ho il diabete, ma tutte le domeniche mi faccio questo quiz, imparo queste cose. Poi abbiamo parlato di tantissimi argomenti che magari sono un po' anche tabù, che in diabetologia non andresti mai a chiedere: io voglio andare a bermi l'aperitivo, quanti carboidrati devo calcolare, o anche riguardo, per dire, il sesso o la cannabis, che parlavate prima delle droghe. È tutto, sì, magari quelle domande che a volte ci vergogniamo un, esatto, po' a fare, al di là appunto del diabete, ma ci sono quelle domande che vogliamo tenere segrete eppure avremmo una voglia di chiederle. E con i social c'è questo schermo che ci protegge e appunto riusciamo a porle queste domande. E la cosa più carina è che non sono solo i diabetici, ma anche magari i partner, per quanto riguarda il sesso, che ti fanno delle domande e ti dicono: ma come devo comportarmi per non mettere in imbarazzo? O appunto abbiamo parlato dei tatuaggi e abbiamo sconfitto un grandissimo tabù che riguardava i tatuaggi e il diabete, perché c'erano davvero tantissime persone convinte di non potersi fare tatuaggi. Nell'Associazione Diabetici di Brescia ci sono tantissimi tatuati, quindi io questo sospetto non l'avevo mai avuto. Abbiamo pubblicato un post in collaborazione con un tatuatore bresciano spiegando un po' cosa bisogna controllare per ottenere il meglio dalla situazione.
e tantissimi ci hanno contattato dicendo che era la prima volta che si rendevano conto di potersi tatuare. Abbiamo aperto un mondo a tante persone. Quindi domande che magari sembrano banali, infatti esatto. Vedi che tu hai detto io non mi sono mai posta questo quesito, e invece in realtà quante persone, io mi vergognavo a chiederlo, esatto. Invece ho avuto risposta. Hai parlato di tabù, di imbarazzi, sì. Io ti chiedo, tu hai dovuto affrontare qualche vergogna, c'è quel qualcosa che hai detto finalmente adesso l'ho sconfitto, ho sconfitto questa paura, ho sconfitto questo mio imbarazzo? Allora, il diabete è una malattia quasi invisibile, quasi perché con le nuove tecnologie sta diventando più visibile. Capita tante volte, ci sono state tantissime condivisioni riguardo l'imbarazzo. Alcuni episodi che posso raccontarvi riguardo me, sono subito alla diagnosi, mi è stato detto vai al bar dell'ospedale, di fianco c'è il bagno, se devi farti l'insulina. E io nella mia testa ho pensato subito, ma perché dovrei andare a nascondermi in bagno e fare l'insulina? Quindi io ho avuto subito una reazione di no, io non mi vergogno, non ho problemi a nasconderlo, a non nascondere il diabete. Però effettivamente è una frase che l'infermiera che mi stava preparando ha detto, perché ci sono stati tantissimi casi prima di me in cui per farsi la prima insulina c'era bisogno di andarsi a nascondere. Io ho avuto la fortuna di reagire all'opposto, nel senso non l'ho mai nascosto. Condividendo poi con altri diabetici, perché è molto importante conoscere altri diabetici, ho ricordato degli episodi, per dire, camminando sotto i portici a Brescia, ai tempi in cui non c'erano ancora i sensori, mi stavo provando la glicemia e ho ricordo di questo signore che mi ha guardato malissimo, come se mi stessi drogando, pungendomi il dito e facendo uscire la gocciolina di sangue. E effettivamente al momento mi sono arrabbiata tantissimo, non è stato imbarazzante ma rabbia, perché uno dei problemi principali del diabete, oltre a tutto ciò che dobbiamo affrontare di cui ha parlato la dottoressa Cimino, è l'ignoranza che c'è dietro questa malattia. Il diabete viene magari forse ricollegato di più a degli inside joke, degli scherzi, nei film quando se ne parla, ed è seriamente la malattia di cui viene più citato in tutti i film. Il diabete viene preso più come uno scherzo, una battuta, un dare in là, qualche gioco. Quindi la vergogna è più legata a questa ignoranza. Quando dico sono diabetica, mi trovo sempre a dire sono diabetica di tipo 1. Non perché in qualche modo si voglia sminuire il tipo 2, ma perché c'è questa esigenza di dire esistono due tipi di diabete principali. Cercate un attimo anche di capire quali sono le differenze, che il tipo 1 non ha la pastiglia, ma come neanche il tipo 2 ha solo la pastiglia. Ci sono tante cose complicate riguardo al diabete, è una malattia grave, è una malattia che negli studi viene paragonata a tante altre malattie che non farebbero mai nascere degli scherzi, però quando tu dici sei diabetica, la prima cosa che pensi è adesso questo qua che battuta stupida farà. Ma che battute, cioè nel senso, a me non vengono in mente nessuno, non mi viene in mente nessuna battuta, diabete, sai? Cioè, l'alimentazione, zucchero, il dolcetto scherzetto. Sai, mi stupisce questa cosa, perché sì. Capisco l'imbarazzo del discorso, la puntura, esatto, piuttosto sì. Che magari sono a cena con gli amici, devo stare un attimino più attenta, sai, gli imbarazzi iniziali, poiché poi anche chi fa la dieta a volte deve sempre stare lì un pochino a controllare questo, però sulle battute, cioè, mi stupisce. Abbiamo, perché non l'avrei mai immaginato, sono sincera. Abbiamo fatto anche un post a riguardo della rappresentazione culturale, che è appunto la rappresentazione del diabete nei film, nei telefilm e così via, e sono seriamente pochi i telefilm che, trattando del diabete, parlano effettivamente del diabete, distinguendo i vari tipi di diabete e le varie terapie, e non semplicemente dicendo ci sono tanti dolci, ti verrà il diabete, che è una cosa che non funziona così. Però nei film, certo, l'associazione nei programmi, mangio tanto, mangio tanti zuccheri, mi abbuffo. Esatto. Ma anche semplicemente a San Valentino, quante volte sotto un post che diabete. Sembrano cose innocenti. Ah, tipo ma mi molte... fai venire il diabete, esatto. Adesso mi sono venuti in mente. Un po' di non l'avrei collegato a questo. E poi, come dicevo all'inizio, è una malattia invisibile, quasi, perché appunto ci sono le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie di cui ha parlato la dottoressa Cimino implicano dei sensori, che sono dei bottoncini, o dei microinfusori, che sono proprio dei veri e propri... tipo il microfono che ha Francesca. Francesca. Okay. O i telefoni, sono
ingombranti, si notano per quanto stiano sempre diventando più piccoli. E ti capita in spiaggia o quando si indossano le maniche corte di vedere il bottoncino sul braccio e di dire: cosa succede? Stai smettendo di fumare? Perché è così grosso rispetto a un semplice cerotto? Io mi ricordo ancora la prima volta che ho visto un primo sensore, quando ancora mi rifiutavo di applicarli, e questa idea di questa ragazza in maniche corte con il sensore mi aveva fatto impressione perché mi sembrava gigantesco. Provandoli poi capisco che ne vale la pena. Cioè, io, se c'è qualcuno diabetico all'ascolto che non ha un sensore, dico: passate subito ai sensori, perché ne vale davvero la pena. Però capita molte volte di sentire sfoghi, di sentire lamentele, in cui sentirsi porre 20.000 volte la domanda: perché hai quel cosino bianco sul braccio? Oppure di persone che tutte le volte che spostano il sensore attaccano un cerotto come se sotto avessero, per nascondere una ferita, in realtà nascondono un sensore. Non c'è ancora... Quasi come per qualcuno fosse una distinzione, ma non positiva. Esatto. Invece in realtà bisognerebbe viverla in un... Il sensore è un punto di forza che però sottolinea magari la nostra debolezza che poi, anzi, io la trovo una forza, perché gestire qualcosa tutti i giorni della propria vita, secondo me, è una forza, non è una debolezza, perché la fatica che facciamo tutti a volte è essere determinati in qualcosa per raggiungere degli obiettivi, chi in un modo, chi in un altro. Quindi chi secondo me lo fa tutti i giorni ha una grandissima forza e determinazione, quindi due caratteristiche splendide. Grazie. Due qualità splendide. E più che la paura, ti chiedo qualcosa che proprio non ti piace, che un pochino ancora, non dico odi, ma che proprio ancora non ti piace, e qualcosa invece che questa nuova vita, diciamo, ti ha insegnato. Quindi l'aspetto più positivo e l'aspetto più negativo. Allora, l'aspetto più negativo del diabete è in realtà tutto, nel senso che a seconda dei momenti ci sarà sempre qualcosa che odi. Il non avere il controllo, perché comunque il controllo lo cedi completamente, non avendo il controllo della glicemia ti possono capitare i picchi bassissimi e i picchi altissimi, a seconda dei casi reagisci diversamente e può capitare la cosa più stupida a cui tutti sanno reagire, ti fa abbassare la glicemia e tu a quella cosa che sapresti gestire benissimo non puoi reagire. La perdita del controllo è assolutamente la cosa che più infastidisce del diabete. Per quanto alcuni dicono sia farsi l'insulina, usare l'ago, o appunto ci siano anche le battute sugli aghi, l'insulina e così via, che, o alcune persone dicono fa male bucarsi tutti i giorni. Non è tanto quello, non è la terapia, è proprio gli ormoni, la glicemia, il calo, l'ipo, le iper, anche momenti positivi. O per dire, è la prima volta che appaio in TV, come è palese, e non sapevo come la mia glicemia avrebbe reagito, quindi mi sono dovuta preparare, ho dovuto mantenere alta la glicemia, mi sono portata in borsa tantissimo zucchero, il dover ipercontrollare tutto e allo stesso tempo sentirsi come se non si avesse controllo di niente. Questa è probabilmente la cosa che fa più rabbia e paura e stress. Senza contare poi il fastidio di avere il microinfusore, che per quanto sia la cosa più fantastica che mi sia successa, è fastidioso avere sempre qualcosa attaccato al corpo, quello sì. La cosa che mi ha aiutato, positiva, che porto a casa del diabete, è sicuramente la cultura. Cioè, che dovendo imparare a convivere con questa malattia, ho dovuto imparare tantissime cose che a primo acchito magari non pensi neanche c'entrino col diabete. Invece, dovendoci convivere tutti i giorni, dovendo cercare sempre di migliorarsi, devi imparare tantissime cose che ti capita poi di riutilizzare per aiutare altre persone. Parlando poi come neo membro dell'associazione e avendo organizzato anche la prossima giornata mondiale di prevenzione dedicata al diabete, è l'aiutare, è condividere, conoscere nuove persone che magari vivono o affrontano in maniera diversa, ognuno a suo modo, la stessa malattia. Poi quando si parla, a volte anche quando ci succede qualcosa che non ci piace, quando si parla con un amico o con un'altra persona o con chi sta affrontando un percorso simile al nostro,
aiuta sempre, a volte ti sembrano dei macini incredibili e sì, poi quando se ne discute e si parla magari poi finisce con un sorriso. Certo. E in pochi minuti, proprio pochissimi minuti, la tua giornata tipo... Ok. Proprio in pochi... Allora, il problema base delle giornate tipo con i diabetici è che non esistono giornate tipo perché ti capita sempre all'imprevisto. Come diceva prima Elena, la dottoressa Cimino, bisognerebbe svegliarsi, controllare la glicemia, vedere com'è andata la notte, così. È anche vero che durante, quando ti svegli, magari non controlli neanche la glicemia. Adesso che ci sono i sensori, ci sono gli allarmi che suonano, ti capita più di lasciar correre, sai che sei nel range giusto, non controlli neanche, rimandi la prova capillare, così via. Però sì, dovresti tenere controllato la glicemia il più spesso possibile con app o con prova capillare. Prima di ogni pasto devi calcolare i carboidrati, che è una cosa, ho fatto tanti corsi ma per me è impossibile, però premetto subito che io non so neanche parcheggiare, quindi non so prendere le misure. Aiutano tanto le nuove tecnologie, le applicazioni, aiuta il fatto che sia diventata amica della dietista e che quindi ogni tanto vado ai brunch e agli aperitivi con lei e mi fa lei il calcolo dei carboidrati. Bisogna sicuramente sfruttare l'esperienza acquisita nel campo per calcolare i carboidrati e il problema appunto delle giornate tipo è che se tu esci a fare la spesa, devi fare la spesa settimanale, c'è coda, c'è traffico, alla cassa ci impieghi tanto tempo, magari è un crollo glicemico, quindi devi essere subito, devi avere in borsa tutto ciò che potrebbe aiutarti per superare quell'ostacolo, quell'imprevisto. È un po' un percorso a ostacoli con ipo e iper che ti si accavallano ovunque. In famiglia e con gli amici? Allora, io non ho, come dicevo prima, mai avuto problemi a svelare, a parlare del diabete. Una cosa che può essere problematica è appunto il far capire, il condividere la terapia, l'informazione, la formazione in relazione al diabete. Non parlando del mio caso diretto, che sono stata anche abbastanza fortunata perché si sono subito adoperati per capire, per aiutarmi. Parlando di testimonianze raccolte, c'è tanto la problematica di so che tu hai il diabete, ma non faccio quello sforzo in più per capire cosa implica questo, soprattutto nei giovani adulti, quelli che sono stati diagnosticati più o meno alla mia età, i cui genitori non hanno dovuto seguirli passo a passo durante l'adolescenza. Non c'è questo interesse, più che nei genitori, forse negli amici, di fare quel passo in più e dire: ah, forse lei adesso mi sta rispondendo male, però magari ha mangiato tanto, è in iperglicemia, è nervosa, oppure si sta comportando in maniera molto nervosa, è in ipoglicemia, devo chiedere di controllare la glicemia. Quello che possono aiutare amici e familiari è sempre quello di pensare al diabete, nel senso che io diabetica al diabete ci devo pensare sempre, obbligatoriamente, non posso mai rinchiuderlo in una scatoletta e dimenticarmelo e fare una vacanza. Anche tu che hai a che fare con me, quando parli con me, ricordati, non farmi pensare il fatto che ho il diabete dicendo non puoi fare questo, non puoi fare quello, perché non te ne puoi permettere, non ti puoi permettere di dirlo, però puoi permetterti di pensare e avere qualche attenzione in più. Forse adesso è il diabete che sta prendendo il sopravvento, forse posso aiutarti. E in vacanza? Allora, una delle discussioni principe di tutti i diabetici è quanto mi piacerebbe fare una vacanza e non pensare al diabete. Non si può fare, anzi, le prime vacanze che ho fatto col diabete sono state un'ipoglicemia costante. Avevo sempre in mano le bottigliette di bibite zuccherate perché continuavo ad andare in ipoglicemia. In vacanza si cambiano i ritmi, deve cambiare anche la terapia. Quello che cerchiamo di fare come associazione e che cercano di fare come diabetologia è appunto di dare gli strumenti per, al cambiamento della giornata, cambiamo anche la terapia. Quindi ecco, le vacanze, per quanto servirebbero a rilassarsi, sono in realtà fonte quasi di più di stress per un diabetico. Bisogna imparare ad avere gli strumenti per gestire anche le vacanze. Ma ti chiedo, l'ambiente influisce? Cioè, ho pensato alle vacanze, quindi paesi diversi, clima diverso, al mare piuttosto che in montagna. Ti chiedo, può esserci una...
una relazione o può influenzare il tuo benessere? Sì, allora, abbiamo fatto un calcolo e abbiamo ufficialmente ci sono all'incirca tipo 80 fattori che influenzano la glicemia. Tutti pensano al cibo, in realtà influenza lo stress, gli impegni, l'attività fisica, il relax, tutto influenza la glicemia. Quindi ecco, la terapia del diabete non è tanto insulina, non insulina, ma è tanto che devi fare, ma è più che altro capire al cambiamento cosa devo cambiare nella mia gestione del diabete. Non so se sono riuscita a farmi capire. La vita di una persona cambia continuamente, anche la gestione del diabete deve adattarsi a quel cambiamento. Come tu immagini di interpretare che ci sia sempre un'evoluzione, esatto, nella nostra vita, un cambiamento, un'evoluzione, periodi diversi della vita, ambienti diversi o magari una bellissima proposta di lavoro che ti porta dall'altro capo del mondo, dall'altra parte del mondo, e quindi siete voi, in questo caso voi, che dovete cercare, tu e diabete in questo caso, di vivere ogni giorno in maniera magari a volte diversa o comunque cercando di riequilibrare. Esatto, dobbiamo riuscire a recuperare tutti gli strumenti necessari che ci permettono di avere discrezione, di cambiare, di migliorarci e di adattarci ai cambiamenti della vita di tutti i giorni. E nel nostro profilo raccogliamo tantissime testimonianze, appunto. E che questa penso sia una lezione anche importante, sì, perché a volte vorremmo fermarci al presente, esatto, e non siamo così capaci ad essere o lungimiranti o bravi a dire mi capita questa situazione, cambio, devo cambiare città, piuttosto che devo cambiare una terapia. Quindi giustamente dicevi, non è tanto la difficoltà della terapia fine a se stessa, ma dell'adeguarla, esatto, in base ai momenti, della vita. Bisogna formarsi per saper gestire il diabete, è quella la cosa essenziale, diciamo. Cosa ti piacerebbe dire a chi ti sta ascoltando, che magari ha vissuto un percorso simile al tuo, comunque magari sta per iniziare lo tuo stesso percorso? Di cercare un team di sanitari con cui si trova a proprio agio, perché ti cambia la vita. Non bisogna accettare quello che ti capita. Il diabetologo ti affiancherà per tutta la tua vita, sarà un partner continuo, quindi siate anche selettivi, non troppo, ma però cercate di trovare qualcuno con cui vi sentite a vostro agio e poi di trovare quella rete di protezione e di condivisione che possa sempre aiutarvi a migliorare. Io faccio un attimo una piccola pubblicità. A settembre siamo riusciti a organizzare il nostro primo aperitivo organizzato da Instagram, ovviamente rispettando tutte le normative e le distanze, e siamo stati molto felici del fatto che siano venute persone dalla Svizzera, da Milano, da Sondrio, ci hanno contattato persone di Torino, dalla Sicilia, da tantissime parti, dicendo abbiamo capito che il vostro gruppo davvero aiuta, vorremmo partecipare anche noi, non c'è una limitazione, diciamo, territoriale grazie ai social. E quindi ci fa piacere, perché vuol dire che la continua condivisione, le continue infografiche che facciamo così aiutano e ci stanno dando una risposta molto bella. Hai mai avuto paura e come l'hai affrontata? In pochi istanti. Allora, non avevo più paura quando non conoscevo bene tutta la variabile diabete. Una volta che acquisti le conoscenze, una volta che dai un nome e un volto al problema, la paura passa. E il non conoscere che spaventa. E il non conoscere, e il non avere idea, e il non sapere le glicemie come sono, e anche il non sapere cosa capita se mi succede qualcosa e non posso chiamare il diabetologo. Quando inizi invece a dare un volto, a dare un'etichetta, a dare un nome e a sapere gestire, la paura passa. La dottoressa dice sempre fai un bel respiro e poi affronta la cosa, perché gli strumenti ce li hai, li puoi trovare, e una volta che gli strumenti la paura passa. Quindi se pensi al futuro, così come tutti noi a volte facciamo i nostri sogni o pensiamo cosa sarà del nostro futuro? Io spero tanto nelle nuove tecnologie, per quanto riguarda il diabete, spero tanto nelle nuove tecnologie. Non so come sarà la cura effettiva, ipotetica, di cui tanto si parla, ma bisogna sicuramente investire sulle nuove tecnologie, perché ci permetteranno di vivere al meglio il nostro diabete. Non di curarci, ma di
renderlo sempre un po' più piccolo, un po' più gestibile. Il nostro titolino è infatti come vivere bene con il diabete. Esatto, quindi esatto. Fare una cura arriverà, non arriverà, l'importante è affrontare davvero, avere gli strumenti, nuove tecnologie e conoscenze che ti permettano di rimpicciolirlo, di affrontarlo, di non combatterlo, ma di conviverci positivamente. Qualche minuto e poi dobbiamo chiudere, dedicato all'associazione. Ok, allora l'Associazione Diabetici della Provincia di Brescia, che nasce negli anni 70-80, è attiva sul territorio e ha una decina di sedi sparsi per tutta la provincia, che non elencherò per non offendere nessuno. Abbiamo previsto per il 15 novembre, se qualcuno vorrà partecipare, due passeggiate artistico-culturali nel centro città, in modo tale da, con tutte le normative anti-Covid che ci sono, permettere comunque di svolgere una giornata di cultura, di movimento e di informazione. Sono gestite dalle guide artistiche chiamate Scopri Brescia e si chiameranno Brescia Misteriosa oppure Brescia Curiosa. Sono aperte a tutti, verranno introdotte dalla nostra presidente e da una diabetologa che appunto affronteranno il tema di come è importante la prevenzione per il diabete di tipo 2 e il movimento per tutti, indipendentemente dal diabete. E seguirà appunto queste camminate per il centro di Brescia con aneddoti e curiosità. Grazie Eleonora per la tua preziosa testimonianza, grazie davvero. Grazie a te. Per essere stati con noi. Si chiude anche questa puntata di Mattina in Salute, noi ci vediamo come sempre sabato prossimo. Grazie a tutti, buon proseguimento.